Vice Sindaco, come risponde ai sindacati ieri questa lettera in cui diffidano il Comune per quanto riguarda la produttività del personale part-time e per le ore che non sono cresciute? Le sigle sindacali hanno perfettamente ragione sul ritardo nel pagamento della produttività 2018, pagamento per il quale io mi sono spesa costantemente in questi mesi, quindi devo dire non è la parte politica che ha peccato o ha difettato, ma è sicuramente la parte amministrativa, perché sono mancati degli atti fondamentali che dovevano essere espletati affinché si portasse a compimento questa pratica. E devo dire che anche negli ultimi giorni ho risollecitato nuovamente, spero che a breve possa concludersi questo iter. Avevo preso un impegno personale affinché si potesse anticipare il pagamento della produttività, quindi mi scuso per non essere riuscita comunque a portare in anticipo questo pagamento, ma ripeto, non è stato un problema di mancata volontà politica. Si tratta comunque di personale, si tratta di bidelle. No, 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 si tratta del personale, la produttività 2018 riguarda tutto il personale. Invece le nostre bidelle fanno capo a un'altra polemica che è stata fatta, un'altra richiesta, cioè l'aumento delle ore per il personale part-time. E su questo invece ho qualcosa da dire, perché trovo ingiusta questa polemica perché una parte del personale del nostro comune ha atteso per 19 anni inascoltato che venisse accolta la richiesta dell'aumento delle ore. Io dal settembre 2018 ho preso personalmente l'impegno nei nostri nidi pubblici per aumentare le ore a questo personale che lavora da tanti anni indefessamente con impegno nei nostri nidi e l'ho portato a compimento. E quindi dal momento in cui io ho dato il mio impegno è partito subito l'iter burocratico che purtroppo è stato un po' farraginoso e lento perché mancava l'approvazione del bilancio e poi c'era la necessità di approvare il PEG affinché poi questo personale potesse avere effettivamente concretamente l'aumento delle ore. PEG approvato. PEG approvato ieri, quindi adesso a breve loro firmeranno un nuovo contratto e avranno finalmente questo aumento delle ore. Quindi è una grande vittoria di questa amministrazione aver aumentato le ore a tante categorie diverse, ma a una parte del nostro personale che attendeva da quasi 20 anni l'aumento di queste ore. Quindi spero che ci sia da parte di questo personale una sentita gratitudine e non un atteggiamento di polemica, perché noi, nel nostro primo anno di amministrazione, abbiamo portato a compimento questa richiesta.